Vi chiedo un po' di silenzio, grazie. Saremo velocissimi perché io e gli altri miei colleghi del Movimento 5 Stelle siamo qui per denunciare un esempio, un fatto che sta avvenendo da stamattina qui in Parlamento, che credo forse le altre forze politiche ci sono abituati, noi no e non ci vogliamo abituare, che è l'esautoramento del Parlamento. Qui si sta esautorando il Parlamento. Stamattina è arrivato un decreto in Parlamento che non sarà emendato neanche in un solo articolo, per quella che è la volontà politica della maggioranza bulgara di questo governo, e ridurrà questa Camera semplicemente a fare un atto di notifica, un atto di ratifica. Siamo dei notai, ci sentiamo semplicemente dei notai. Abbiamo proposto degli emendamenti a questo decreto che già al suo interno è un decreto omnibus che parla di tante cose che non c'entrano neanche con la materia. Molti di questi emendamenti che abbiamo presentato sono stati giudicati inammissibili, quando è inammissibile che in un decreto che tratta di una materia si inseriscano materie che veramente non c'entrano niente. Per esempio, su questo decreto si parla, è stato inserito nell'esame del Senato la nomina riguardante le camere di commercio italo-estere o estere in Italia. Non so cosa c'entri con il decreto che stiamo convertendo. Tra l'altro c'è un altro punto fondamentale, che rispetto alla nostra dimostrazione in aula di dissenso verso questo atteggiamento che si è avuto, non c'è stata nessuna reazione da parte delle altre forze politiche, se non di disturbo del fatto che noi da stamattina stiamo mettendo in atto un'azione di difesa delle funzioni del Parlamento. Noi oggi siamo qui, poi dopo si parlerà di quali sono gli emendamenti che ci stanno a cuore e che trattano questioni delicatissime come le aree terremotate. Noi siamo qui per chiedere che ci facciano lavorare. Non possiamo pensare di avere eletto 630 deputati e fargli passare una carta sotto al naso e fargli mettere una firma. Non è questa la funzione del Parlamento, la centralità del Parlamento deve essere garantita e il Movimento 5 Stelle, che ci sta nel 25%, per il 25%, con 107 deputati, sta qui e garantirà questo. Il nostro messaggio ai cittadini è: cerchiamo di informarci su quali sono le funzioni del Parlamento e di chiedere che vengano garantite. Il mio appello è alla Presidenza della Camera e al Presidente Napolitano perché questo Parlamento venga messo in condizioni di funzionare, e denuncio anche i tentativi che si stanno facendo nella Giunta del Regolamento per finire di uccidere le funzioni del Parlamento. Nella Giunta del Regolamento ci sono strane intenzioni. Si ipotizza addirittura di mettere una corsia d'emergenza per i decreti legge, una corsia d'emergenza con il contingentamento dei tempi, che impedirebbe anche quello che stiamo cercando di fare noi da stamattina, cioè portare l'attenzione su un esempio anche abbastanza banale, perché questo è uno dei tanti decreti legge che passa qui. Prossimamente arriverà il decreto del fare, che ha dentro già tante materie, e immagino quante altre ne saranno inserite. Ed è impossibile che ci si venga a dire che perché il Senato ha mantenuto per 47 giorni questo decreto lì, adesso a noi ci venga detto che non possiamo neanche emendarlo. La funzione della discussione parlamentare e della presentazione degli emendamenti ha un valore importantissimo, perché qui gli unici eletti dal popolo siedono in Parlamento ed è questa la cosa più importante. Adesso passo la parola ad Andrea Colletti, che spiegherà meglio quali sono le questioni che ci stanno a cuore. Grazie. Il Movimento 5 Stelle ha presentato degli emendamenti per aumentare il fondo per la ricostruzione in Abruzzo. Io sono abruzzese, quindi io insieme a tutti i miei colleghi stiamo lottando non per fare mero ostruzionismo, ma per tutelare i cittadini che hanno subito danni, tutti i cittadini aquilani della provincia dell'Aquila e tutti i cittadini abruzzesi. Allora il governo, il PD, il PDL, ci dovrebbe spiegare perché sono contrari ad aumentare i fondi stanziati per l'Abruzzo, senza per questo andare a detrimento
delle tasse o di altri fondi necessari. Faccio un piccolo esempio, alla fine basta un movimento di bilancio. Abbiamo spostato dei fondi che oltretutto, dalle notizie di stampa, già il governo vorrebbe spostare con il famoso decreto del fare, dallo stanziamento per l'inutile TAV alla ricostruzione privata. Questi stanziamenti raddoppierebbero i fondi. Perché non lo vogliono fare? A cosa gli servono questi soldi? Perché sono contrari ai fondi per il terremoto dell'Aquila? Cosa c'è dietro? Vogliono far rimanere l'emergenza lì per poter attuare sempre con decretazione d'urgenza? E questo è il vero obiettivo. Perché, ad esempio, non vogliono spostare i fondi dall'inutile terzo valico di Giovi alla ricostruzione dell'Aquila? Non sono interessati a coloro che hanno perso la casa, a coloro che hanno perso le piccole aziende, le piccole attività produttive. Se noi vogliamo tutelare il lavoro, dobbiamo tutelare la ricostruzione delle piccole e medie imprese nel territorio aquilano, è l'unico modo. Gli aquilani, gli abruzzesi, non cercano beneficenza, vogliono solo, legittimamente, delle risorse per ripartire insieme. E il governo e la maggioranza del PD e PDL stanno negando queste risorse, quando in campagna elettorale andavano sempre a fare i loro spot all'Aquila. E anche dopo la campagna elettorale abbiamo visto vari membri del governo affermare che era importante per loro il principio della ricostruzione. Allora tutto quello che ci è passato in questi giorni, in questi mesi, si rivela falso, perché dobbiamo far vedere solo, alla prova dei fatti, qual è la realtà. E la realtà è che al governo e alla maggioranza non gliene importa niente della ricostruzione dell'Aquila. Un solo esempio, noi un piccolo emendamento che purtroppo è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza tendeva ad aumentare la tassazione sulle rendite finanziarie. Una tassazione, che io sappia, su cui anche il PD è d'accordo. Non ce l'hanno ammesso. Questo aumento andava a aumentare il fondo per 1 miliardo di euro l'anno. Immaginatevi cosa potremmo fare con 1 miliardo di euro l'anno. Non c'è bisogno dei 50 anni previsti per ricostruire l'Aquila e i territori vicini. Sarebbero bastati pochi anni. Perché questo? Perché? Noi, sinceramente, non capiamo il motivo di tutta questa avversione delle forze politiche. È falso il motivo per cui non c'è tempo. Se solo volessimo, in un'ora, questo decreto verrebbe votato e potrebbe andare al Senato già domani e dopodomani. Allora la farsa del tempo non ha più senso di esistere. Trovassero un'altra scusa. E vorrei anche che i giornalisti e le testate si rendessero conto di cosa c'è dietro e del perché, e parlassero di questo, che è gravissimo. Ora, vabbè, scusate per... sono stato verboso. Allora, passo a Claudia Mannino. Sì, io aggiungo solo a quello che è già stato detto, diciamo quali sono le richieste che noi abbiamo fatto in seduta con il Comitato De Nove. Noi chiediamo a questo governo un cambio di rotta di quella che è stata la gestione del Paese degli ultimi 15-20 anni, non solo del governo precedente. Questi governi hanno gestito il Paese solo per mezzo dei decreti legge e contemporaneamente gestiscono il Paese, in particolare le emergenze che ci sono in questo Paese, per mezzo di commissari straordinari che possono andare in deroga alla normativa vigente. E allora noi chiediamo, abbiamo chiesto al governo, ma ci è stato detto palesemente di no, se è intenzione di questo governo ridurre il quantitativo di decreti legge, in modo tale da permettere a Senato e Camera di svolgere quello che è la loro funzione, cioè di svolgere il potere legislativo. Il governo ha solo poteri esecutivi, invece qui abbiamo un'inversione di rotta, un governo che non è eletto dal popolo, che decide in maniera esecutiva come gestire questo Paese e tutti i deputati possono solo schiacciare dei bottoni. Questo a noi non va bene. Volendo proprio essere un po' precisi sulla tempistica,
Questo decreto, come diceva Di Maio, è rimasto al Senato per ben 45 giorni. Allora, nella logica della norma, i decreti legge decadono dopo 60 giorni. Questo decreto scade il 25. Di nessuno è l'intenzione di farlo decadere. Però ci chiediamo come mai questo governo non è intervenuto nel momento in cui al Senato questo decreto è rimasto per ben 45-47 giorni e ha permesso a tutte le forze politiche, tutte, di snaturare assolutamente quella che era l'origine di questa scelta. Noi all'interno troviamo l'area industriale di Piombino e l'area industriale di Trieste, a cui ha seguito che tutti i gruppi politici hanno messo le altre aree industriali, e allora probabilmente ha più senso gestire il paese parlando di quali sono le aree industriali. Non è la propria territorialità che può dire se un'area è in crisi o meno, perché abbiamo l'area industriale di Taranto, abbiamo l'area industriale in crisi di Taranto, l'area industriale in crisi di Gela, di Milazzo, di Terni, ne abbiamo tantissime, però qui diciamo vince chi fa la voce più grossa. Poi si parla di Palermo, la gestione dei rifiuti di Palermo, ma in realtà all'interno poi si libera il commissario, che il commissario straordinario, ad una gestione autonoma di alcuni fondi che erano destinati per la realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione e in rispetto della normativa vigente sulle tematiche dei rifiuti. E invece no, abbiamo una gestione straordinaria per risolvere questa emergenza. Poi si parla anche del disastro che è successo a Genova, nel porto di Genova, si parla anche dei traghetti di Messina, si parla delle situazioni ovviamente dei terremotati, dell'Expo di Milano, si parla della Camera del Commercio Estera. Il decreto era nato per i terremotati dell'Emilia e il governo e le forze politiche che lo hanno emendato lo hanno stravolto completamente e fanno rischiare di non farlo attuare. Noi non ci prendiamo la responsabilità di questo. Grazie. Sì, buonasera. Diciamo che la cosa che ci fa più infuriare è vedere che su questo decreto abbiamo trovato consenso su molti emendamenti presentati anche dagli altri partiti. Ed è triste vedere che anche altri partiti che concordano con noi sugli errori fatti al Senato, su questo decreto, sugli inserimenti che sono stati fatti, ci dicano palesemente però non ci possiamo fare niente. Concordiamo con voi ma le cose andranno avanti così. Allora, a casa mia, sarò lombardo, ma non si fanno le cose fatte male, o si fanno bene o non si fanno. Allora, non si può legare alla questione terremotati la scusa per poter andare avanti con un decreto che porta in seno delle catastrofi, appunto come le gestioni commissariali. A Milano con Expo si dà al commissario un potere smisurato, gestirà delle cifre a molti zeri e potrà gestirle in completa autonomia, senza nessuna trasparenza e senza nessuna possibilità di controllo da parte degli enti esterni. E giusto per velocizzare la conferenza stampa, una nota: all'interno di questo decreto si chiede una deroga al patto di stabilità chiesta dagli stessi partiti che hanno appoggiato un governo che ha inserito il patto di stabilità in Costituzione. Quindi a me sembra di essere arrivati alla follia. Dopodiché ci si chiede di non intervenire e di far finta di niente. Se facessimo così non saremmo opposizione. Noi abbiamo intenzione di lavorare fino in fondo, di portare le nostre istanze avanti e farle conoscere al Paese. Si assumeranno loro le loro responsabilità. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Io concordo innanzitutto sull'iter di questo decreto, che è inaccettabile perché esautora la Camera di tutti i propri poteri. In questo caso diciamo che c'è stata una gestione che non so se definirla volontaria o meno, se in buona fede o meno.
Anche sul fatto dell'inammissibilità, io ho presentato 24 emendamenti per quanto riguarda le misure a favore dei terremotati dell'Emilia. Sono stati dichiarati inammissibili 22 emendamenti su 24. Allora, io penso che l'inammissibilità per materia non esista, non ci sia in questo caso, perché sono tutti emendamenti specifici sull'emergenza terremoto emiliana. Detto questo, io sono veramente allibito, non solo dalla gestione, e da questa gestione qualcuno si deve prendere la responsabilità, perché se siamo in queste condizioni è perché qualcuno ha gestito male, volontariamente o meno, l'iter di questo decreto, ma anche perché i colleghi del Partito Democratico, che fino a poco tempo fa, ieri, erano d'accordo su molte delle nostre proposte, adesso ci stanno accusando come degli avvoltoi di voler non far arrivare appunto questo decreto al suo iter finale e quindi di affossare i provvedimenti nei confronti dell'Emilia. Io vengo da Finale Emilia, che è stato l'epicentro del terremoto. Questo è vergognoso. È vergognoso far cadere la responsabilità su noi per la loro mala gestione di questi emendamenti. Io ho presentato 24 emendamenti, che adesso vi dirò brevemente, quelli più importanti, che sono a favore delle popolazioni terremotate. Che mi vengano a dire i colleghi del PD che noi stiamo, con questo nostro comportamento, stiamo affossando appunto i provvedimenti favorevoli nei confronti degli emiliani, è quantomeno vergognoso. Le nostre proposte che abbiamo presentato sono quella di trasformare il contributo in indennizzo, un indennizzo con garanzia dello Stato, un indennizzo che deve essere certo, perché non dimentichiamoci che ultimamente i soggetti terremotati che stanno andando a chiedere i contributi ricevono dalle banche la richiesta di garanzia personale per i soldi che vanno ad erogare. Questo è gravissimo. Chiediamo appunto che l'indennizzo sia senza limiti di metratura e quindi possa essere effettivo al 100% per quanto riguarda le spese sostenute. Chiediamo, come è stato chiesto anche dai senatori Vaccari e Giovanardi, una zona franca per far ripartire l'Emilia, per detassare questi territori nel limite appunto del de minimis di 200.000 euro concesso dalla Comunità Europea. Chiediamo, come anche i colleghi del PD, la detassazione dei contributi anche per quanto riguarda l'aspetto delle assicurazioni. Questo è stato preso in mano dal governo dicendo che risolveranno in via interpretativa, ma noi vogliamo la certezza che questa cosa verrà risolta. Con questo emendamento, che non è stato l'unico forse che non è stato dichiarato inammissibile, questa certezza ci potrebbe essere. Allora non vedo perché non possa essere votato. Grazie. Sì, solo per dire che in precedenza all'Aula ieri abbiamo tentato un attimino col PD di spiegare quali erano un po' i nostri emendamenti, magari puntare su qualcuno in particolare piuttosto che su altri. Ci è stato risposto che sì, loro condividevano, perché effettivamente anche per loro stessa missione questo decreto è scritto male. Per loro stessa mi sono scritto male, ma non potevano, nonostante anche altri colleghi del PD la pensavano come noi, perché altrimenti la maggioranza non stava in piedi in aula. Ora, il problema è che sta in piedi una maggioranza, ma intanto crolla un paese, crollano delle persone che sono molto in difficoltà e che vanno aiutate. Quindi secondo noi il Parlamento dovrebbe discutere sul merito, purtroppo invece si agisce sempre con questa logica delle alleanze, scavalcando poi quella che è la vera discussione in Parlamento. E addirittura un collega del PD ci ha spiegato come basta leggere, ci si accorge che si fa riferimento a un articolo che neanche esiste più dentro il decreto. Se dobbiamo arrivare a questo punto e dobbiamo lavorare ed essere qui presenti per questo, che ci stiamo a fare veramente, viene da dire. Noi capiamo che questi argomenti possono essere meno da gossip, un po' più noiosi, ma sono questi che noi porteremo sempre all'attenzione, e ora in aula continueremo su questa linea. Posso solo concludere con una cosa? Solo un invito. Io non so se queste proposte, sicuramente le inammissibili, non passeranno. Io veramente invito i colleghi del PD a smettere di dire le bugie, e soprattutto invito il Premier Letta, che si è fatto bello con una passerella in Emilia qualche tempo fa, se queste proposte non passeranno, di prendersi a carico immediatamente queste proposte, che noi abbiamo sicuramente, non abbiamo niente in contrario, gliele passiamo, che lui faccia un decreto per i terremotati dell'Emilia. Questo è il mio invito.
Sentirete. Come prosegue adesso il vostro ostruzionismo, a oltranza? Noi continueremo ad analizzare emendamento su emendamento, perché crediamo che l'importanza del Parlamento stia proprio nella discussione, altrimenti votavamo da casa. Proporremo per ogni emendamento una discussione in Parlamento, ognuno di noi ha ovviamente un po' di tempo a titolo personale per intervenire e cercheremo di convincere gli altri deputati a votare i nostri emendamenti. Quello che ho detto. Grazie a tutti. Solo, una sola cosa, solo per precisare, perché siccome la soluzione che viene data a questa situazione è quella della modifica del regolamento, che in realtà, così come la Boldrini ha accennato in aula, il problema non è modificare il regolamento, il problema è farlo applicare. E quindi noi chiediamo non che venga modificato il regolamento per cancellare quelle che sono le prerogative dell'opposizione, ma di far rispettare le regole e il regolamento.